Gli ex magazzini Enel in via destra del porto, abbandonati da quasi 20 anni, ospitano 72 manufatturieri da tutta Italia, oltre a laboratori per grandi e bambini, musica e aree di ristoro. Matrioska aggiunge un altro tassello all'elenco dei luoghi rivitalizzati come contenitori di artigiani e artisti e che spesso poi hanno vissuto effettive riqualificazioni e riattivazioni. Anche per gli ex magazzini c'è un progetto edilizio, una piazza residenziale. La proprietà è di un privato che ha capito il senso della manifestazione. Il privato si è convinto perché abbiamo spiegato loro un po' le cose, ci hanno visto lavorare e credo che siano sempre più convinti di averci dato questo spazio, che comunque che per loro è una scommessa, perché sapete che in questi luoghi ci sono anche di tutta una serie di rischi, di pericoli, eccetera. E l'obiettivo nostro qui era di riqualificare quest'area, di dargli valore, perché secondo noi ne ha tantissimo, e speriamo anche da qui fino a quando verrà riqualificata dal punto di vista urbanistico magari di poterla utilizzare ancora. Quella è l'idea, per proporre nuovi contenuti culturali per la città. Abbiamo rispettato la sua essenza, cioè di architettura industriale, ma l'abbiamo rivitalizzato, e vedere il cambiamento dal primo a dopo ci emoziona sempre, perché appunto cambia faccia, cambia immagine, soprattutto a Matrioska si può respirare uno spirito vivo di creatività che forse è unico, ed è questo che ci fa essere fieri dell'evento. Alla sua 13ª edizione, più quella zero, Matrioska conferma come la creatività riminese sia viva, tanto da meritarsi una sede. L'auspicio che faccio è che oggi questo itinerario, queste 13 edizioni, possano trovare una casa. Stiamo pensando come amministrazione di fare un bando per mettere a disposizione uno dei luoghi della città, ad esempio l'ex macello o altri. Stiamo facendo delle valutazioni perché questo protagonismo itinerante trovi un centro di gravità permanente, cioè un luogo dove centinaia di persone possono lavorare, co-working, lavorare insieme, trovare uno spazio e anche una prospettiva di vita.